Pronti per la partenza per le vacanze estive? Destinazione? Croazia! Buonasera e benvenuti in questo nuovo video di Weekend in Roulotte. Sto parlando piano perché è 1:30 di notte. Siamo arrivati in Croazia, abbiamo appena passato il confine. Ci siamo fermati in autogrill, adesso dormiamo e ci riposiamo perché poi domani abbiamo ancora un po' di chilometri da fare. Comunque vi spiego tutto domani mattina. Buonanotte. Eccoci qua, appena svegliati, sono le 9, abbiamo appena fatto colazione. Abbiamo dormito in autogrill qua in Croazia, bello autogrill, bello movimentato, un sacco di casino la notte, comunque insomma siamo riusciti a dormire. Quando veniamo in Croazia, questo è il secondo anno, troverete i video dell'anno scorso della sezione della playlist Viaggi in Croazia. Quest'anno invece cambiamo posto, andiamo un po' più giù dell'isola di Pag, andiamo a Privlaka, al Camp Gara, forse perché non ho capito se c'è posto oppure no. Comunque magari vi metto qua la località così capite. Noi quando veniamo in Croazia cerchiamo di viaggiare di notte per arrivare in frontiera verso 1 di notte, perché abbiamo visto che non c'è fila, infatti c'erano una decina di macchine. Abbiamo imboccato l'autostrada e ci siamo fermati nel primo autogrill, che è bello grande. Niente, adesso ci rimangono gli ultimi 300 km, abbiamo due possibilità: o fare la litoranea, diciamo che è un po' più corta, oppure fare l'autostrada, ma penso che farò l'autostrada, così viaggio a 80 all'ora e via. Dai, ci vediamo all'arrivo al campeggio. Eccoci, siamo in autogrill, pausa pranzo. Abbiamo appena finito gli ultimi 70 km e poi arriviamo a destinazione, anche se è sorto un piccolo problema. Il campeggio con cui mi ero scambiato le mail, avevamo praticamente la prenotazione, mi ha detto che non è più disponibile nella piazzola perché chi doveva partire ha rotto la macchina, quindi forse domani, adesso gli ho scritto un'email, vediamo cosa mi dice. Abbiamo cercato dei campeggi lì vicino, tutti pieni, ho trovato qualcosa, non mi ricordo neanche dove, ve lo metto qua, e ho visto recensioni buone, ma spartano, molto molto spartano, però insomma per una notte. Adesso lo andiamo a vedere. Ce l'abbiamo fatta, finalmente piazzati, alla fine abbiamo cambiato ancora camping, non ho ancora ben chiaro dove siamo, comunque il campeggio e il weekend ve lo faccio vedere nel prossimo video. Adesso vado a farmi un tuffo in mare, che sono stanco. Questi sono gli imprevisti quando si viaggia senza prenotare. Per questo video è tutto, vi ricordo che il weekend è notte sia su Facebook che su Instagram. Se il video vi è piaciuto lasciateci un bel like e iscrivetevi al canale. Ciao!